Allora Vinci, dove siamo qui? Che cazzo ne so io? Ecco, a posto. Sigla! Ciao a tutti, asterisco. Abbiamo appena lasciato Montorio Albomano, in realtà l'abbiamo lasciata un paio di settimane fa, ma l'abbiamo appena lasciata. Proseguendo adesso sulla statale 150, che è questa. Qui in questo punto più o meno si incontrano le due valli, la valle del Gran Sasso o del Mavone e la valle del Vomano, quella che abbiamo lasciato la settimana scorsa. E fanno l'amore? No, spero di no per loro. Qui il Vomano accoglie le acque del Mavone, che è il suo principale affluente. Da qui in poi si arriva a Val Vomano e poi vi faremo vedere tutto il basso corso ponte della valle del Vomano. Val Vomano, detta anticamente Ponte Vomano, che c'è proprio il ponte che poi la separa da Villa Vomano, che invece è comune di Teramo, Val Vomano, comune di Penna Sant'Andrea. Noi proseguiremo appunto per tutta la statale 150 fino alla foce del Vomano, che è tra Roseto e Pineto. Quindi arriviamo finalmente alla costa, facciamo come i pastori di D'Annunzio, scendiamo all'Adriatico selvaggio. Questa è veramente brutta, a posto. Siamo più o meno al bivio di Basciano, che è proprio l'inizio della Valle del Vomano, perché Basciano farebbe parte in realtà della fine della Valfino. Comunque Basciano sta proprio sulla Valle del Vomano, dove sopra più o meno dove confluiscono Vomano e Mavone. E Basciano è importante perché c'è la Sagra del Prosciutto. Quindi il 15 di agosto. Come il prosciutto? Buonissimo, il prosciutto di Basciano è notevole. Sagra del Prosciutto abruzzese, salumiera di Castelcastagna. Oh, cacchio. Io ci vado ogni anno, fanno taglieri di salumi e formaggi. Ma il prosciutto è dolce, salato? È semidolce, non è quello dolce di Parma. È abbastanza... Ok, quello di Parma mi piace molto. Me questo è un po' più salatello, ma è il classico tipico nostro abruzzese. Quindi un semidolce, un po' più salatino, però insomma notevole anche per ottime ricette. Allora, Doc. Noi abbiamo visto Ponte Vomano, Valle Vomano e Villa Vomano. Allora, quanti c***i nomi c'ha? No, la Valle del Vomano si chiama Valle del Vomano. Poi c'è Val Vomano, nota anche come Ponte Vomano perché c'è il ponte sul Vomano. E dall'altro lato del ponte, dove comincia il comune di Teramo, c'è Villa Vomano. Quindi ce ne sono. Ma poi c'è anche Guardia Vomano, Pianura Vomano, che incontreremo più avanti per San Saresco. Mingio, qui a sinistra c'è il bivio di Perdono, che è un paese molto caro a Caterina Caselli. Perché? Perdono, perdono, perdono. Why are you crying? Fucking shut up! Siamo arrivati a Castelnuovo, non è Newcastle, dopo Toxicity c'è anche Newcastle. Ovviamente c'è anche Newcastle perché abbiamo... Ed è la città nativa di... La cucina di Matteo, in arte Matteo. Salve, che poi non è quella nativa ma è dove vivo, però va e bene. E dove vive e dove, soprattutto dove ci cucina. Dove quindi cucino. È importantissimo, c'è cioè la cucina della cucina di Matteo. Allora, diciamo Inception. Che questa volta ho lasciato le camere in mano di Matteo perché lui conosce meglio Castelnuovo. E cosa volevi dire? Allora, abbiamo fatto due riprese. Abbiamo ripreso l'ingresso di Castelnuovo, poi abbiamo ripreso due stradine. La prima vi ho fatto vedere mezza sterrata, mezza brecciata, e questa salita qui che porta verso Mulano. Perché questo? Perché queste qua era la salaria principale. Tutti quanti sanno che cos'era la salaria, no? Che era la strada più importante. E questa strada era l'unica che collegava Roma a Roseto e si passava proprio per quelle stradine. E ora come sta messo? E la salaria vera e propria. La salaria vera e propria è quella che c'ho. Quella che passa sotto la quadra del Tronto, che è la stradale 4, però erano tutte le strade tra la Salaria e la Tiburtina, la stradale 4 e la stradale 5, quindi la Roma San Benedetto e la Roma Pescara. C'erano tanti percorsi alternativi della Salaria perché erano proprio i percorsi del commercio del sale, e infatti qui ci sono molti posti che hanno toponimi che ricordano questo mercato del sale, cioè vicino a Castelcastagna un paese che si chiama Scarica Sale. Quindi per questo motivo io aggiungerei Zampitti Salara, l'abbiamo appena passato, avete visto il cartello, quindi io aggiungerei anche che comunque sia la strada, no, la parallela della nazionale che porta verso casa mia si chiama proprio Salaria Superiore. Siamo a Guardia Vomano, il paese natio delle mie nonne. Tutte e due le nonne mie sono nate qui. Top! Tutte e due i miei nonni sono nati a Morodoro. Qui c'è stata questa cosa, questo scambio. Un gemelleggio da notare. Poi sono andato in Svizzera e... Noi abbiamo fatto tre scalini e siamo morti. Sì, siamo morti per tre scalini. Quella alle nostre spalle è la scalinata famosa che è da Pianura di Guardia Vomano. Porta Guardia Vomano. L'ho fatto una volta nella vita. E una volta che la fai non la rifai. Lo fanno i giocatori del Guardia Vomano calcio.
per riscaldarsi. Complimenti. Però arrivano cotti, secondo me, là su. Mo' morti defunti. Però è importante perché appunto di nuovo ritorna Guardia Romano, pianura romano. Siamo al comune di Notaresco, città che un tempo pare si chiamasse Lotaresco, fondata da un certo Lotario, roba di Longobardi, non lo so bene. Poi ha cambiato nome per una questione di un notaio, si dice, quindi Notaresco. Sede di diverse associazioni musicali, tanti miei amici, li odio tutti. Non è vero, scherzo ovviamente. E la cosa fondamentale di Notaresco è che è un paese che non utilizza le vocali. Per dire mi sono indebolito, dico non mi sono dubbuluto. Che lavoro? Un lavoro, quindi si parla in questo modo meraviglioso. Vi faremo vedere il video più avanti e alla prossima tappa, ragazzi, saremo finalmente al mare, alla foce del Vomano. Però faremo una piccolissima tappa a Pagliara di Moro d'Oro, perché vi voglio raccontare una cosa bellissima sui conti di Pagliara che abbiamo visto già a Isola del Gran Sasso per la Valle del Mavone. Queste cose che il Mavone. Il video lo trovate in descrizione qui sopra. Questa cosa bellissima qui sotto. Questa cosa bellissima del Vomano e del Mavone che si scambiano cose. Siamo arrivati a Pagliara di Moro d'Oro, come avete ben visto. Questo è spagnolo. Questo è spagnolo. No, abbiamo due cose carine sul toponimo. Allora, Pagliara mi fa pensare che questo posto sia collegato in qualche modo ai conti di Pagliara, di Isola del Gran Sasso. Conti de Pallaurea, perché il simbolo della famiglia, ve l'ho già detto, era una palla d'oro. Nel video quindi, di Terra, andate a vedere. Esatto. Non può dire sempre tutto. Non posso sapere di tutto. Non può ripetere più che altro. Esatto. I conti di Pagliara che probabilmente dominavano fino a questa zona. Altra cosa interessante, comune di Moro d'Oro, sia io che Mingio non lo sappiamo dire. Ma te dillo Moro d'Oro. Esatto. Perfetto. Moro in latino vuol dire collina, quindi di nuovo una collina d'oro, quindi ricoperta di grano o di orzo, come è giusto per Mondovio al Vomano. Infatti il simbolo del comune di Moro d'Oro, che Mingio adesso ci monta perché è bravissimo, di nuovo tre colline con delle spighe di grano, quindi vi fa capire che questa zona è una zona ad alto concentrato di coltivazioni, dall'orzo di Mondovio al grano di Moro d'Oro, quindi tutti questi monti d'oro ricordano che questa zona è essenzialmente agricola, un'agricoltura che va recuperata. Molto. Quindi potremmo dire che la nostra regione è una miniera d'oro. Tra grano, orzo. Tra grano, orzo, turismo, che abbiamo. Le altre materie prime e le pecore e gli austicini soprattutto. Poi un'altra cosa carina c'è che a Moro d'Oro, Matte dillo tu. A Moro d'Oro? Lì? C'è l'abbazia di Santa Maria di Provezzano. Sì. Che praticamente era un convento di preti. Sì, una delle più antiche abbazie. Addirittura dell'Avanti Cristo, addirittura. E leggenda narra che sotto la prima ovviamente non era un'abbazia, poi lo è diventata. Leggenda narra che quell'abbazia Provezzano era connessa con un convento di suore sopra Moro d'Oro e c'era un tunnel sottoterra, vivo sempre d'antichità, dove questo tunnel è stato scavato perché preti e suore amoreggiavano. Ci sono solo preti e frati che tengono. Inception. Però questo tunnel ora è stato ricoperto, ma si vociferava che c'erano feti di bambini. A quell'ora non è che c'era il preservativo, la pinta. Eh già, facevano cose. Cioè, i feti allora abortivano e ci facevano la mettevano là sotto, tipo tombe, catacombe. Chissà se è vera sta cosa, però è una curiosità divertente. Sarebbe bello indagare. Molto. Siamo arrivati proprio alla foce dove sbuca il Vomano nel mare. Siamo alla foce del Vomano, appunto. Il mare Adriatico. Ma tu c'è il Gran Sasso, quello del mare Adriatico. Abbiamo fatto come facevano i pastori di L'Annunzio, appunto. Ma perché siamo a torso nudo? Perché c'è un bellissimo sole e ci vogliamo anche abbronzare. E ci vogliamo anche abbronzare un po'. E Matteo va a farsi il bagno. Matteo va a farsi il bagno nell'acqua del Vomano e poi riesce con i tentacoli. La cosa fondamentale è che la nostra avventura della Valle del Vomano si conclude appunto qui, alla fine della Valle del Vomano, sul mare. Guardando il mare con il Vomano qui a fianco, a sinistra abbiamo Roseto degli Abruzzi, argomento di un prossimo video, lì, in quella zona lì. A destra abbiamo Scerne di Pineto e tutta la questione. Vabbè, interessante. Ah, raga, quindi prima di saluto dire una cosa. Sì, una però cosa bellissima. Però qua ci sta un'aria. L'aria è fenomenale, la zona è bellissima, venite, c'è anche gente con le barche, navi, cose. Donne nude, no, quelle purtroppo non. E gente che chiede aiuto. Tipo, come usciamo? Vabbè, a vuoto. Classico, saliamo la corrente come i salmoni. Classico saluto, raga. Sì. Ciao.